a 250 like ed è la prima volta, se notate che vi do un minimo da raggiungere, vi pubblico e commento il primo video di Manny Fresh negli Stati Uniti. Sì, signori, mi sono trasferito in America. Hey yo, it's you, andiamo con the building, nothing on my neck, nothing on my teeth. E niente, questa intro potevo risparmiarmela, you feel me? Però c'è da dire che è un personaggio veramente che sta facendo parlare di sé fino all'assunimento. Sì, sto parlando di Manny Fresh. Manny Fresh che veramente è furia di dissing, fake o infantili. Oh, oddio, io ho paura che certi dissing possano anche essere veri. Sembra veramente di una pesantezza, ma veramente proprio di un accanimento mediatico ai livelli dell'inutilità. Ma qual è la vera identità di questo personaggio? Prima, innanzitutto, dovete fare una cosa: andarmi a seguire su Instagram l'username YilianDamoc, tanto per continuare a citare questo personaggio. E detto ciò, si può proseguire con la vera identità di Manny Fresh. Maschere non ne porta i piedi, però Milano sembra Chicago. Se questo video vi sembrasse una teoria complottista tanto campata per aria, ma con un minimo di coerenza, ebbene forse è giusto premettere tutta una serie di ulteriori spoiler di altre teorie che comunque vengono tutte a confluire in questa che alla fin fine è la verità. E capirete guardando il video perché di video di altri YouTuber che si sono già fatti informare senza però essere andati troppo a fondo o troppo nello specifico, chissà se per volontà propria oppure no, per quanto riguarda le varie identità di questo personaggio. Ho ricevuto una mail da un tuo ex amico che ha scritto diversi particolari su di te, compreso il tuo nome, che non è Manny, però vi posso dire che il suo nome non è proprio Fresh, è lontano da essere Fresh. Quindi, sottolineando tutto, abbiamo un personaggio che non si chiama neanche Manny Fresh, che ha un nome dominicano. Manny Fresh, io ti ho sempre chiamato Alva e non smetterò mai di chiamarti Alva. Chiama Manny Fresh, però io non lo conoscevo con questo nome, lo conoscevo col nome di Eleoname Alvarez, o meglio Alva Style, ci conosciamo da un bel po' di tempo. Se Eleoname ed Alva e il fatto che abbia un nome ispanico non vi abbia ancora detto niente, provate a dire al contrario Eleoname o a scriverlo, vi verrà fuori Emanuele. Alva è semplicemente il diminutivo del suo cognome, Alvarez, no? Che è comunque primo nome del suo canale YouTube, come dimostra fra l'altro un suo banner tipo dei tempi del 2015, se non addirittura del 2014, quindi è stato proprio lui a testimoniarci questa cosa. Quanto riguarda l'età, invece, beh, vabbè, il suo compleanno magari ce lo può anche aver detto lui in qualche storia, magari non lo seguivate e ve lo siete persi. È il 14 agosto, ma quanti anni ha questo personaggio? Può averne 15 e spacciarsi per finto gangster con la barbetta, però un 15 vero con tanto testosterone, quindi complimenti. Oppure può averne 25 e spacciarsi per un ventenne, invece no, ha 20 anni giusti, perché è nato nel 1998, così come conferma fra l'altro i suoi vari username, sia per quanto riguarda la PlayStation, sia per quanto riguarda i suoi vecchi profili social. Ma siccome un video dove alla fine le teorie ve le esponevo io sarebbe stato troppo poco concreto, ho pensato anche di sganciarvi una bombetta. Ebbene, se volete la conferma sul fatto che si chiami Emanuele, ecco un video di alcuni anni fa con due personaggi che oggi gli avrebbero dato molta più visibilità del Diario del Russo. Peccato solo che secondo me non se li sia giocata abbastanza bene. Stiamo sbocciando con il nostro amico Emanuele Zainbali. Ciao, ciao, ciao. Beh,
Bene ragazzi, con questo video spero di avervi svelato o comunque aver fatto luce su il passato che questo personaggio di nome d'arte Manny Fresh cercava di tenere tanto all'oscuro e tanto segreto. A 250 like ed è la prima volta, se notate, che vi do un minimo da raggiungere, vi pubblico e commento il primo video di Manny Fresh negli Stati Uniti, e quello dove faceva la bella vita, non dove diceva di spacciare. Quindi iscrivetevi al canale per darmi un po' di supporto per crescere insieme. Se il video non vi è piaciuto, come dice lui, Freon Zocca, un saluto e al prossimo video.